trascorso un anno e mezzo e ci risiamo. Stessa situazione, così come nell'aprile del 2016. Ci separano infatti anche questa volta 6.712 km, 6 ore e mezza di volo, e siamo di nuovo in procinto di raggiungere quel paese in cui il Tropico del Cancro passa poco sotto la capitale. La temperatura media è superiore ai 40 gradi all'ombra, è il paese che si trova in una posizione strategica in una delle rotte marittime più importanti di tutto il mondo, il tasso di sviluppo economico è elevatissimo, la superficie di poco superiore all'Italia, esattamente di 309.500 chilometri, mentre la popolazione esigua non raggiunge nemmeno i 2.800.000 persone, e l'80% del territorio è sabbia. Insomma, se non l'avete capito o se non ve lo ricordate, stiamo di nuovo per raggiungere l'Oman. Dell'Oman abbiamo visto e conosciuto molto l'altra volta: il deserto, il mare, il Grand Canyon, la montagna, il cibo, i datteri, la grande moschea e la parrocchia cattolica, e avevamo raccontato come tutti questi elementi contribuivano a fondere la tradizione con l'innovazione e soprattutto a rendere questo paese meraviglioso della penisola arabica il punto di riferimento assoluto nel dialogo, nel confronto e nell'ospitalità della cultura occidentale, insomma nel creare veramente un ponte fra Islam, tra Oriente e Occidente. E c'era sempre lo scorso anno una frase tormentone, una domanda che vi dico tra poco. At the beginning of the universe of everything, it was a sound, first of all. Ma niente, Rosa Fiore, cioè... Ma è doveroso ricordare cosa
e la Royal Opera House. Cosa non è stato detto? Ieri al palcoscenico si sentiva una gioia. Peccato che non c'era il sultano. Ha creato questo paradiso, diciamolo. Regalo del re al suo popolo. Il nostro mondo adesso ha bisogno di questo. Questo è un bellissimo regalo. Non bello. Yes. È incredibile questa cosa. Regaliamo l'arte. L'occasione fa il ladro. L'occasione fa il ladro, casa. La nostra voce è qualcosa di unico, di meraviglioso, bellissimo, oggettivamente bello per ognuno di noi. Questo non è il tuo, questo è un dono. E invece Miracle Music. Military Day invece proud, orgoglio. L'opera, la musica in generale è un linguaggio universale che può avvicinare, far dialogare. C'era sempre lo scorso anno una frase tormentone, una domanda che ci ponevamo e lanciavamo, sempre la stessa. Che cosa c'entra il teatro? Che cosa c'entra il teatro? Che cosa c'entra il teatro? Ecco, quest'anno questa domanda non ce la poniamo più, perché abbiamo visto come il teatro c'entrava e come in Oman, in questo processo di scambio fra Oriente e Occidente, grazie alla presenza spettacolare di una realtà davvero incredibile, che ci stupì al punto tale da definirla il teatro che non ti aspetti. Ecco, questa volta noi ce lo aspettiamo, ci aspetta, ci accoglie, ci attende ed è il protagonista assoluto del nostro ritorno in Oman, la Royal Opera House. Ma come si è arrivati a tutto questo?
Com'è stato possibile comprendere in un paese islamico l'importanza del teatro, del suo ruolo dialettico, fatto di confronti, di analisi delle problematiche e di conflitti interiori e sociali? C'è stato, sappiamo, sicuramente una figura illuminata che ha innescato quasi 50 anni fa un processo di rivoluzione culturale e che risponde al nome di Qaboos bin Said al-Said, il sultano tanto amato e venerato. Ma ci sono anche i luoghi dell'Oman che hanno molto da insegnarci e che vale la pena di conoscere da vicino prima di tornare qui, in questa punta dell'iceberg dell'accoglienza che è la Royal Opera House. E allora, come si dice in arabo, yalla, let's go, andiamo. Se l'obiettivo è quello di confrontarsi con altre culture e di porsi in una posizione di ascolto e di scambio dialettico, c'è un viaggio che la cultura e il teatro in particolare ci invita, se non addirittura ci costringe a fare. Ed è un viaggio da fare dentro se stessi, per scoprire lo straniero che c'è in noi, una scoperta che ci accomuna tutti, un'agnizione da scavare e scovare sotto le nostre certezze, i nostri agi, le convenzioni. C'è un luogo naturale dell'Oman che questi pensieri li suggerisce, un posto nascosto dove la natura per secoli ha lavorato per poi svelare e offrirci un dono essenziale e vitale. Un dono che ci ricorda quanto dipendiamo da esso e quanto fragili siamo. L'acqua, pura, turchese, cristallina, sotterranea, che scorre e sgorga dove meno te l'aspetti, in un paesaggio desertico, in un canyon di rocce rossastre. È la gola tra le rupi, così la chiamano, il Wadi Shab, una delle destinazioni più incantevoli dell'Oman, un fiume che scorre sotterraneo e poi regala corsi d'acqua e cascate. Una realtà stupefacente che svela trame nascoste, crea connessioni che partono dal fondo per arrivare in alto. Proprio come diceva il drammaturgo austriaco Hoffmann Stahl, la profondità va nascosta. Dove? In superficie. C'è un altro elemento che caratterizza l'Oman e che ha le origini della sua cultura dell'accoglienza. È stato anche ispiratore di leggende come quella di Sinbad il marinaio, che racconto mitico vuole sia partito proprio da questi lidi per le sue avventure da mille e una notte. È quindi l'elemento che unisce, non separa come la terra. È il portatore di bisogni di aiuto, di gente in fuga con occhi di speranza. È l'approdo, il porto che abbraccia, è il mare. Ancora acqua, stavolta non carsica e sotterranea, ma all'aperto e sconfinata. Acqua che può essere tombale, ma qui, in questi 3.165 chilometri di costa,
è stata salvifica grazie alla sua ricchezza, bellezza e accoglienza. È il mare del Golfo dell'Oman, quello solcato dal leggendario Sinbad il marinaio sul Do, la tradizionale barca a vela araba. Quello della mitica via dell'incenso, con bastimenti carichi di spezie, aromi e tessuti preziosi. Il mare, in questo caso, delle 9 isole della riserva naturale delle Daimanyat Islands. Ma è soprattutto il mare, le cui onde sono state spinta, non muro, culla, non lapide. Il mare che ha contribuito in modo determinante a rendere questo paese fin dall'antichità ponte fra Oriente e Occidente, con un ruolo chiave nello scambio fra persone, idee e culture. Quanto ci vorrà ancora per comprendere la ricchezza e l'opportunità del confronto e dello scambio? Quanto ci vorrà ancora prima di comprendere che un paese che non favorisce il dialogo fra le civiltà e che di conseguenza, come diceva García Lorca, non aiuta il teatro, o è morto o è moribondo? Per antonomasia, che storicamente, simbolicamente e concretamente ci obbliga all'educazione e alla conoscenza di sé. È quello stesso luogo che il Signore fece attraversare al suo popolo eletto durante l'Esodo, e ancor prima il luogo dell'invito di Dio ad Abramo quando gli disse: vattene dalla tua terra e fatti straniero, ovvero va verso te stesso. È il deserto, sabbia, dune e cielo, separati da un tratto di linea orizzontale, nient'altro. Andare nel deserto per contemplare, che non significa guardare, ma essere guardati, guardarsi dentro. Ecco allora che noi siamo ritornati in Oman, nel deserto delle Sharqiya Sands. Cosa c'entra il deserto col teatro, con la Royal Opera House? Ecco
che la domanda a cui pensavamo di aver risposto in modo chiaro ed esauriente torna prepotente e si insinua come una tentazione nel deserto. Carlo Carretto, ecco chi può venirci in soccorso, il religioso che nel deserto ci ha vissuto e come. Una volta il superiore andò da Carlo Carretto e gli disse: tu in questi anni, in questa solitudine nel deserto, hai conosciuto l'assoluto di Dio e te ne sei innamorato. Ora però è giunto il momento di conoscere un altro assoluto, l'uomo. Anche l'uomo è un assoluto, si ripeteva Carlo Carretto, e devi cercarlo e amarlo come cerchi Dio. Non ci sono scappatoie. Amerai il Signore con tutto il cuore e il prossimo come te stesso. Non si può separare l'amore di Dio dall'amore dei fratelli. Il deserto, la contemplazione, il guardarsi dentro, lo scoprirsi stranieri, tutto ha senso però solamente se in funzione dell'accoglienza, dello scambio, del confronto, della relazione, del fare comunità. Se stringi nel pugno la sabbia del deserto, non riuscirai a trattenerla. Se tieni aperta la tua mano, si riempirà di sabbia. È il proverbio arabo che citavamo l'altra volta, qui nella Sharqiya Sense, per indicare la strada proficua dell'apertura, del confronto che arricchisce e ti riempie. Allora, a questo punto, non ci resta che tornare nel luogo deputato alla relazione, alla comunità, il teatro. Andiamo. Inutile negarlo. Ci conosciamo, ci siamo già incontrati, ci siamo parlati, ma è doveroso ricordare cosa è la Royal Opera House, anche per chi ancora non lo sa o comunque non ci ha seguito finora. Nata nel 2011, è sicuramente la punta d'eccellenza unica nella penisola arabica di un processo culturale avviato già da tanti decenni dal sultano Qaboos. Una realtà stupefacente, 1100 posti, programmazione pazzesca internazionale, palcoscenico e platea mozzafiato, calcato da star da tutto il mondo, teatro che fa parte proprio di questa cultura umanita dell'incontro, dell'accoglienza e dello scambio. E tu da 3 anni che la dirigi artisticamente. La domanda è: cosa non è stato detto sulla Royal Opera House finora, o perlomeno che secondo te andrebbe ancora più evidenziato e sottolineato? Cosa non è stato detto? Non è stato detto quello che dovrà ancora accadere, ovviamente. Innanzitutto, dal punto di vista strutturale, l'ampliamento di una struttura che avrà una sua
appendice nei prossimi anni con un nuovo teatro, che non chiameremo teatro, ma chiameremo Cultural Center, centro culturale. Che cos'è l'obiettivo di questo nuovo teatro? È il fornire la possibilità alla popolazione, ancora di più alla popolazione manita, un quadro legato non solo ad assistere agli eventi, ma anche a diventarne consapevoli e da tutti i punti di vista, dal punto di vista artistico, dal punto di vista operativo. Il ruolo e la missione della Royal Opera House nel creare, nel consolidare il rapporto fra Oriente e Occidente, come prosegue e se ti ha soddisfatto finora? E poi sempre una domanda un po' che un corollario, cioè quanto il teatro, che non possiamo negare, è fondamentalmente nella cultura araba un perfetto sconosciuto, cioè almeno il teatro di prosa soprattutto, quanto sta invece entrando nella sensibilità della popolazione omanita, quanto lo capiscono sempre di più, quanto riescono ad apprezzare il valore della dialettica che insita all'interno del teatro, che ovviamente era, ripeto, al di fuori della loro sensibilità culturale. Ma, rispetto a questo argomento, certamente c'è stato uno sviluppo molto forte, anche molto accelerato negli ultimi 2 anni. Io molto spesso vengo fermato per strada oppure durante le esecuzioni da parte di omaniti che mi pongono dei quesiti, ma mi danno anche delle risposte in un certo senso. La musica, il teatro, la danza e diciamo la parte scenica, per loro tutti insieme è una diciamo come una un, come dire è un melting pot di cose sconosciute singolarmente, e questo aspetto per loro è non dico che li colpisce molto, ma li porta a fare delle domande, e allora mi chiedono anche in maniera molto basic, molto elementare, quali sono gli elementi di congiunzione per esempio tra la musica e il testo, la parola. Senti, in questi 3 anni cos'è che ti ha spiazzato di più e che ti ha creato magari maggiore difficoltà, se ce n'è stata una difficoltà? Guarda, difficoltà particolari devo dire no. A parte, come ti ho già detto a suo tempo, quella di sopportare un caldo, insomma, soprattutto da maggio a settembre. Da maggio a settembre. Ma la cosa che mi ha dato e mi sta dando molta soddisfazione è che vedo crescere il personale omanita in termini di passione e di conoscenza del mestiere. E questa è una cosa che è forse ancora più soddisfacente di fare una bella stagione con le grandi star, che ci sta, ma non è solo quello. Allora, a Legendary Season è stata definita, una stagione leggendaria, quella del 2017-2018 che state ancora vivendo. Voci leggendarie, ho letto, grandi performance arabe e poi ballo, danza, persino il musical. No? Esatto. Non vi siete fatti mancare nulla. Come è stato possibile tutto questo? Cioè, solo una questione di disponibilità di denaro, oppure invece è un appeal che si è creato, dato da vari aspetti, cioè la tua capacità, il tuo talento, insomma, ovviamente nel scovare e scavare in giro per il mondo? Ma guarda, è un lavoro sicuramente di team, nel senso che ovviamente per quanto riguarda la programmazione la prendo molto, molto in avanti. Adesso noi stiamo chiudendo idealmente un programma della stagione 2020-2021, quindi anni prima. Tre anni prima. È importante sapere prima che cosa vuoi portare, e poi dopo bisogna avere i contatti, bisogna avere certamente un bagaglio di esperienza che ti porta, soprattutto per quanto riguarda questa tipologia di struttura che comprende molti generi differenti, avere avuto delle esperienze nel campo. We'll be right back.
te c'è il rischio in questo tipo di programmazione che prevalga un aspetto più celebrativo e meno celebrativo del teatro, ovviamente, sì, sì, sì. Dire, a scapito di quello problematico che poi, insomma, la cifra teatrale che deve instillare dubbi e inquietudini? No, certamente sì, ovviamente siamo ancora in una fase molto, molto primordiale. Compiamo quest'anno il settimo anno di vita, tra virgolette, e quindi è necessario, ed è stato necessario comunque prima cercare di celebrare per attirare. Adesso poi ci sarà il lavoro, e lo stiamo già attivando, lo attiveremo soprattutto, come ho detto prima, nel nuovo spazio, su quelli che sono i lavori in cui si è invitati a riflettere, si è invitati a partecipare no? Costruire. E a costruire qualcosa insieme con la comunità. L'occasione fa il ladro. Yes. Abbiamo visto, volevo chiederti perché l'hai scelto e che impatto secondo te ha avuto sul pubblico? Ieri al palcoscenico si sentiva una gioia, no? Si sentiva questo coraggio, no? Fantastico. Ieri sera non sentivo una... Si dice in inglese to hear a pin drop. Volare una mosca. Non si sentiva volare una mosca, ma anche nei recitativi. Ieri tutta la serata, un grande risata. Certo. Partito applauso fin dall'inizio quando siamo usciti dal... In questa, no, ma, valigia, ok, certo. Ma è geniale la regia. La produzione che abbiamo ospitato dal Rossini Opera Festival, una storica produzione con la regia di Jean-Pierre Pornel, che ha oltre 30 anni ma che è attualissima. L'idea appunto registica è bellissima, è straordinaria. Svelamento. Sì. Svelamento, no? della scena, del a vista, tutto a vista. Cambia a vista e tutto. Posso chiedere se ti viene in mente un titolo o un sottotitolo? Allora, cosa ne fa il ladro? Che belle domande che fai. No, l'occasione fa il ladro... Soprattutto mai dette prima, nel senso, sì, mai, sì, no, ma è molto bello. No, l'occasione fa il ladro, casa. Poi qualità, perché certo. Comunque insomma al Rossini Opera Festival fanno le cose veramente di certo. Qualità. Che cosa significa in particolare cantare qui? Cioè, cosa c'è di diverso? Ha avvertito un entusiasmo oppure... magari anche una diffidenza o che tipo di reazione dal pubblico prettamente umanita? Ieri al palcoscenico si sentiva una gioia, no? Si sentiva questo coraggio, no? Fantastico, è per questo che lavoro, per queste emozioni, per questa reazione del pubblico, e lo so come è il pubblico di Muscato. Non reagiscono mai, cioè niente, ieri tutta la serata un grande risata, certo. Partito applauso fin dall'inizio quando siamo usciti dal, in questa, no, valigia, ok, certo. Ma è geniale la regia. Certo, bene, quello si sapeva che infatti sì. È un gioiello, chapeau, gioiello come performance in questo teatro, peccato che non c'era il Sultano. Però c'era la camera di Sultano, certo. E lo sapevamo tutti che sta guardando a questo certo. Momento. È incredibile quando no, quando è lui è illuminato, è una persona straordinaria che ha creato questo paradiso, diciamolo. Non c'era niente 30 anni fa, c'era un deserto con i camelli, appunto. E adesso siamo in un paese praticamente europeo, perché lui ha studiato in Inghilterra.
e ha creato questo teatro e c'è anche una camera acustica. Voi non avete visto, ma è dietro le quinte. Abbiamo visto lo scorso anno. Fantastico. Incredibile, con organo. E lui, quando ci vuole, scende e suona organo nel suo teatro. Bellissimo. Che emozione, che reazione ha provato nell'entrare nella Royal Opera House? Tu capisci che questa è una specie di regalo del re al suo popolo, e questo è da apprezzare molto, perché noi abbiamo anche visto dietro, certo, c'è questo organo grandissimo meraviglioso, abbiamo visto per anche chi lui. È questo organo? Che lui scende su. È per lui, no? Per quanto ho capito, lui, questo non lo so perché non ho mai parlato con lui direttamente, ma mi pare che è organista e piace magari ogni tanto, non so, di notte, di pomeriggio, quando il teatro è vuoto, viene a suonare Bach. E questo è emozionante, veramente. Tu capisci, i nostri leader mondiali, se invece di fare varie cose che fanno, di regalare al loro popolo un'opera house... Questo è un bellissimo regalo. Invece non è un'arma nucleare. Per dire, non l'ho detto io, l'ho detto lei. Insomma, però per dire. È un dato di fatto. È incredibile questa cosa. Regaliamo l'arte. La gente, gli umaniti che vengono a vedere le opere occidentali riescono a percepire già la nostra sensibilità, anche in un'opera, diciamo, molto tradizionale, nel senso come quella che abbiamo assistito ieri. Sì, sì, sì. E penso che proprio per questo è stato scelto questo spettacolo. Non è casuale. No, no, per niente. Ma no, l'idea più grande è questo, che è unire le nazioni. Certo. Perché il nostro mondo adesso ha bisogno di questo. Vediamo troppe cose brutte, stupide, stupidissime. Noi come artisti, questo è il nostro ruolo principale, di proprio creare questo dialogo, esatto, dobbiamo legare le persone e il mondo della musica magari è unico linguaggio possibile. Certo, anche universale in questo senso. All'inizio è un po' geniale perché io scendo in buca e poi Alfonso mi blocca. My music. Maestro, la musica. Sì. Ah, la musica, sì, certo. Però questo già dà un'idea al pubblico che questo non sarà una tradizionalissima rappresentazione. Poi al Pedrotti, quando l'hanno fatto a Pesaro nell'87, addirittura il suo personaggio passava mezzo l'orchestra e poi saliva sul palcoscenico, poi lui mette questo grande baule sopra una specie di botola dove poi, quando lui l'ha aperto, escono tutti i vari personaggi dell'opera. Allora non so se lei ha sentito ieri sera, c'è un applauso spontaneo. Allora questo mi fa capire che hanno capito. E poi arrivato. Appena parte la musica, dipende dove sei nel mondo, se è stagione, raffreddore o no, ci possono essere vari rumori in sala. Ieri sera non sentivo una... si dice in inglese to hear a pin drop. Volare una mosca, diciamo. Non si sentiva volare una mosca, ma anche nei recitativi. Vuol dire che la gente, certamente stavano leggendo anche i sovrattitoli, perché è in italiano. Però comunque hanno apprezzato, secondo me, quindi la dimostrazione veramente come l'opera, la musica in generale, è un linguaggio universale che può avvicinare, far dialogare sensibilità diverse. Poi è anche detto che loro non sentono l'opera tutte le settimane, quindi sicuramente è un evento, loro vanno in teatro, ascoltiamo un'opera, che sarà questa cosa? Ah, che bello, c'è la musica, c'è un costume, c'è luce, il canto, c'è anche, c'è, sì, e quindi è un cambio a vista. Hai avuto esperienza di dover intervenire per cambiare, modificare, adattare
proprio in base alla sensibilità che ti dicevo prima. Sì, no, su questo è un tema, cioè, molto è un lavoro su cui che tenete in considerazione, immagino, quando... Dobbiamo farlo, certamente qui ci sono delle tematiche che vanno rispettate perché sono legate anche alla religione, evidentemente, quindi è chiaro che ci sono delle sensibilità legate alla impossibilità di rappresentare scene di sesso o di... con la presenza di alcol, che vanno magari molto spesso a limitare o tipologie di messa in scena o dall'altra parte anche appunto anche dei titoli. Allora, io so che lei cita spesso un proverbio russo che dice 50 anni fa l'erba era più verde, no? Perché fa riferimento al fatto che si tende a considerare i miti, le stelle del passato come sempre irraggiungibili, no? Migliori di quelli attuali. E invece giustamente bisogna liberarsi dei miti, senza ignorarli ovviamente, però non restare succubi. Niente, che non è possibile di liberarsi. Poi col tempo hai un'altra battaglia con te stesso, perché con anni arrivano le paure, arrivano, non so, insicurezze, che è un altro mondo che devi combattere. E, però niente, cioè, studio, sì, disciplina, regime, come regime si dice in italiano? Sì, ecco. Diciamo, come, allenamento. Esatto, perché siamo atleti, così, che è il fisico che conta poi alla fine. Il fisico e la tecnica che ti salvano, poi ti salva solo tanto la tecnica perché il fisico non regge. Praticamente com'è la giornata, cioè quante ore? Delle recite? Sì, quante ore, sì, durante un tour magari. Comincia alle 10 di mattina, cioè ti svegli alle 7 e poi si va fino alla fine, poi ti sogni questa prima musica. Prima di cominciare a provare c'è un riscaldamento che mette in atto già? Certo, no, ma dipende se tu per esempio hai 10 ore di regia, certo che non canti 10 ore, che devi capire dove vai, cosa pensi, cosa fai. E poi arriva una filata dove devi cantare al palcoscenico, sicuramente con l'orchestra, cantano tutti. E poi la giornata della recita è quella che tu devi dormire, per me. Non so, c'è la gente che può, anch'io ero così 10 anni fa, puoi dormire 2 ore ballando tutta la notte e poi funziona lo stesso. No, adesso no. No, dobbiamo pensare, cioè io devo dormire fin più lungo possibile. Minimo, ma ok, diciamo giornata ideale, no? Il minimo è 8-9 ore di sonno, poi stare zitta, per esempio, prima della prima mai, cioè non apro la bocca non perché fa male alle corde vocali, no. Però spreca l'energia, no? Sappiamo, in principio c'era il verbo, no? Si dice, c'è scritto, insomma, nei testi. E sappiamo bene come anche quando nasciamo la prima espressione che abbiamo è quella vocale, prima ancora di vedere. Il viso della nostra mamma, comunichiamo con la voce. Dio si è manifestato tramite, si dice, una teofonia, cioè una emissione vocale. Prima è arrivata la voce di Dio e poi non si è manifestato visivamente, tranne quando poi per i cristiani si è incarnato, no? Ecco, tutto questo fa pensare che ovviamente la nostra voce è qualcosa di unico, di meraviglioso, è bellissimo, oggettivamente bello per ognuno di noi. Sì, 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 ma è bellissimo cosa stai dicendo, è vero, a parte questo che arrivi al punto che capisci che tu, cioè questo non è il tuo, questo è un dono, che tu poi devi comportarti bene con questo dono. Ho preso sul serio il mio lavoro quando ero studentessa ancora in Germania, non avendo i soldi, abbiamo creato un quartetto e abbiamo girato per gli ospedali, per hospice, per queste cose qua, per guadagnare un po' di soldi. Quartetto, cioè apri qualsiasi partito di Mozart, di Bach,
quattro linee, suonano, io canto 30 minuti e poi ci pagano, non so, 50 euro, siamo felici. Bene, e è arrivata da me una persona di, non so, 90 anni, in, come si chiama, con la sedia a rotelle, sì, e diceva che io ho sempre tantissimi dolori, in questi 30 minuti non li ho sentiti, non ho sentito più questo. E lì, e c'è proprio, questa è una lampadina che mi è accesa proprio lì, e da lì ho capito che vabbè, ok, per qualcuno è un divertimento, per qualcuno è l'unica cosa che salva la tua giornata. To the Royal Opera House Muscat and to this year's annual spectacular entitled Military Music, A Man and the World. Military Music, perché, che cos'è? Dimostrazione di forza o piuttosto una festa internazionale che ancora una volta evidenzia la capacità umanita di accogliere, di ospitare manifestazioni che provengono da varie parti del mondo legate da questo filo conduttore delle marce militari, della musica tradizionale, no? Molto amato, anche perché comunque sono i vari corpi, diciamo, dell'aeronautica, la marina, l'esercito, e è un'opportunità che per loro è molto importante, che è partecipata molto dalla comunità, e vengono quasi 700-800 militari e donne militari, perché ci sono, certo, i vari corpi dove ci sono, certo, anche le donne, e poi invitiamo anche sempre ogni anno due gruppi militari provenienti dall'est e dall'ovest del mondo. Quest'anno avremo in questa combinazione avremo la Slovacchia e l'Austria. Military Day, proud, orgoglio, che è una cosa che un po' ci manca. Posso fare una modifica al tuo titolo? Sì. Orgoglio senza pregiudizio. Orgoglio senza pregiudizio. Culinario. Culinario, esatto. Se tu dovessi lasciare qua, no? Dovesse capitare, quale orgoglio avresti? Quale rimpianto, se c'è? E per cosa invece vorresti essere ricordato? Secondo me la cosa più bella che mi piace fare in questo qua è quello di insegnare. È quello di insegnare a dei giovani ragazzi. Dobbiamo ricordarci che questa popolazione, l'Oman, ha una media talmente bassa, siamo credo attorno ai 32 anni di età. E quindi tutto qua, la maggior parte del personale che lavora qui, io ho a che fare dai ventenni fino ai 35 anni, che non conoscono il mestiere e che ho cercato e cerco di insegnare, di infondere, e anche con dei bei risultati, devo dire. Quindi questa è la cosa che più mi mancherà dopo. Vorrei ricordarmi io di aver passato un piccolo quadro della mia vita in un posto a cui non avrei mai pensato di poter passare.
Te invece il futuro che tu auguri per la Royal Opera House, quello che temi e quello che ritieni più plausibile? Mi piacerebbe che questo teatro raggiunga il 90% di omaniti che lo gestiscono. Attualmente siamo al 73%. Mi piacerebbe che si arrivi a un 90%, 95%, perché comunque è il loro teatro, è casa loro. E l'ultima era invece quella che temi, che ne so, se c'è magari un timore. Che temo di più è che, non lo so, che tutto si fermi e che, ma questo fa parte del gioco della vita. Il guerriero della luce, sa che un grande sogno è costituito da tante cose diverse, così come la luce del sole è l'insieme di milioni di raggi. Bellissimo. Sembra perfetta per quello che abbiamo detto fino ad ora. Gabriella Compagnone, nostra amata sand artist, permetti questa incursione nel tuo campo? Vorrei chiudere invece con un invito alla vita, visto che parlavamo della vita dell'opera e della vitalità dell'opera, e proponendole quello che è il motto, lo slogan, che è anche un augurio con cui il nostro programma Retroscena si chiude da quando è nato, da 10 anni, che adesso io condivido e vorrei sapere insomma che cosa ne pensa, e cioè che il teatro non sopravviva ma viva. Esatto. Vi posso chiedere una cortesia? Potrebbe tradurlo in russo? Che non ce l'ha mai fatto, non ce l'ha mai tradotto nessuno. Cioè, in varie lingue, ma non in russo per il no. Shall theater not survive, but live? Shall theater not survive, not survive, but live? Чтобы театр не выживал, а жил. Aspetta, ridiciamolo, che quando mi dicevi è passato il cameriere dietro. È la vita. Пожелаем, чтобы театр не выживал, а жил. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Sì. Devo dire qualcosa? Quello che vuole. Anche nulla. No, nulla. È così, sono d'accordissimo. Per il famoso motto di Retroscena, non ti chiedo di commentarlo perché già l'hai fatto parecchie volte, sì. Non più di un anno e mezzo fa. Sì. Cioè che il teatro non sopravviva ma viva, ma ti chiedo se vuoi fare un augurio invece per questa serata che stiamo organizzando, che si intitolerà Viva il teatro, e che è un'occasione, appunto partendo dai 10 anni di vita del programma Retroscena, un'occasione per, diciamo, riflettere, non solo celebrare, ma per riflettere sull'importanza del teatro affinché un paese come l'Italia lo capisca sempre di più e non faccia la fine di quello che diceva García Lorca, cioè che un paese che non aiuta il teatro è un paese morto o moribondo. Quando ritorneremo in Roma nel terzo anno consecutivo, raccoglieremo questa risposta. Nel frattempo loro li lasciamo. Il tuo retroscena, ma io un giorno lo voglio dire questo. Tu ti ricordi Piavola quando ha fatto Il pianeta azzurro? Il New York Times scrisse che quel film lì doveva essere obbligatorio per le scuole e trasmesso in tutto il mondo.
secondo me il retroscena deve essere obbligatorio. È arrivato un caso di problemi. I'm the camera. Okay, camera. I say it in Italian, I give you 1, 2, 3, and you start in Arabic, okay? Okay. Che il teatro non sopravviva, ma viva, qui in Oman, più che mai. 1, 2, 3. Sono sicuro di aver detto la stessa cosa. I wish you that you say just what I did. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Che Teatro Fa. Vediamo insieme le previsioni meteo teatrali per la prossima settimana. Al nord, un'estesa zona temporalesca nel settore veneto porterà forti rovesciamenti catartici sulla città di Padova, dove dal 7 al 10 marzo è previsto l'arrivo del ciclone Pippo Del Bono in scena al Teatro Verdi con il suo Vangelo. C'è una frase, forse la più bella del Vangelo, che dice: se il granello di frumento caduto in terra non muore, resta, ma se invece muore produce molti frutti, molta vita. Una burrasca dei profughi dell'anima è la protagonista di questo spettacolo in cui, con occhi rispettosi, senza gabbie ideologiche, Del Bono racconta in una copiosa grandinata di ricordi momenti della sua vita in cui ha rivisto incarnate le parole del Vangelo. Quest'amore così tenero, quest'amore così disperato, quest'amore così spiato, perseguitato, ferito, ucciso, dimenticato, 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 dimenticato! Al centro della nostra penisola invece una brezza versatile e danzante soffierà sul Teatro Cucinelli di Solomeo, dove l'11 marzo si esibirà la compagnia Royal Dance Theatre di New York, universalmente apprezzata per le sue interpretazioni audaci e immaginative delle più grandi partiture di tutti i tempi. Le ardite esplorazioni di musiche classiche, la maestria tecnica e l'espressività genereranno fresche e audaci folate di vento piroettante che avvolgeranno gli spettatori, che potranno lasciarsi conquistare dall'intensa esperienza regalata loro dalla versatilità e dal virtuosismo di questi danzatori che riescono a parlare ai corpi, al cuore e all'intelletto. Infine nel sud d'Italia un sole vertiginoso da commedia nera riscalderà a tratti la città di Napoli, dove al Teatro Piccolo Bellini dal 9 al 18 marzo Giuseppe Montesano chiama in scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l'uomo medio assoluto, lo schiavo della pubblicità, con lo spettacolo New Magic People Show. Ciro mio, se tu guardassi la televisione lo sapresti che le famiglie italiane normali comprano i beni di svago, comprano i droni telepatici, gli occhiali da sole a specchio con la realtà aumentata. Colorite e comiche temperature d'avanspettacolo pop scalderanno l'atmosfera teatrale in un crescendo che mescola l'opera buffa e il dramma in questo nuovo capitolo del tragicomico romanzo teatrale dell'Italia malata degli ultimi anni. Se noi compriamo il nuovo televisore al plasma umano,
di 180 metri quadri e sul vapice ci vuole licenza edilizia 4K 18D e però dimezziamo la mia razione di paccheri di Gragnano al ragù di pesce. Risolviamo la crisi economica. Com'è possibile? Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.